Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 5 settembre, secondo giorno di preapertura. Sono venuto a fare un paio d'ore di caccia prima di andare a lavorare. E niente, siamo in nel terreno dove ho fatto la preapertura anche l'anno scorso. Quest'anno purtroppo non ci sono girasoli nelle vicinanze, ma dentro quel frutteto ci sono parecchi colombacci. E quindi insomma mi sono messo qui nella speranza che un qualcuno uscendo dal frutteto per andare, dato che parecchi fanno questo tragitto, venga a dare. Si avvicina un pochino al gioco. Ho messo una quindicina di stampi giù, in due gruppi. Là ho messo due stampi ad ali rotanti. Non ho messo la giostra perché voglio vedere come va. Se ci credono un pochino di più, ci credono un pochino meno. Tanto adesso vediamo se qualcosa gira. Qualcuno è già iniziato a sparare, mentre mettevo giù gli stampi sono venute giù due gocce e infatti sono quasi le 7 di mattina. Comunque grandi animali per adesso non hanno girato, si sono proprio sentito un paio di fucilate e basta. Speriamo da qui alle 9 che qualcosa passi. Passata una cornacchia un po' troppo vicina. Pensavo fosse più vicina, poi quando mi sono tirato su, in effetti non è che fosse il massimo della comodità, però ci abbiamo provato. Adesso qui ci sono una marea di piccioni che continuano a venire giù al gioco, ma guardate che roba. Ma non, sì, solo piccioni. Guarda, guarda. Questi si buttano proprio. Allora, sono le 7:40. Abbiamo avuto questa occasione della cornacchia e colombacci pochi, ce n'è qualcuno ogni tanto che esce dal frutteto. Prima uno ha fatto un mezzo giro, ma poco o niente. Fucilate ce ne sente qualcuna, una decina di minuti fa hanno sparato un pochino. Vabbè che qui di girasoli qui in zona non ce ne sono tanti, però sì, non si sente una gran sparatoria. I colombacci sono tutti là, tutti, ce ne sono diversi appoggiati sui pali del frutteto, ma non sono intenzionati a venire fuori. O se vengono fuori su un'altra traiettoria e il gioco non li incuriosisce più di tanto. Adesso vediamo. Ieri mattina sono venuto a vedere, qualcuno girava e qualcuno questa traiettoria la faceva. Il pomeriggio prima sono venuto, ce n'erano veramente tanti dentro il frutteto. Non so, magari è un posto che frequentano più di pomeriggio che di mattina. Adesso vediamo in quest'ultima
oretta e 20. Adesso questo cos'è? L'altro piccione. I piccioni ci credono. Piccioni. Guarda, guarda. I colombacci non sono interessati, può essere anche perché non è una zona di pastura per loro, più una zona forse di così di ripiego durante la giornata. Vediamo se abbiamo la fortuna di almeno di un paio. Ecco, questi erano colombacci. Eccolo. Uno andato. Eccolo. Primo colombaccio. Adesso lo mettiamo in terra e vediamo se ci aiuta a richiamarne qualcun altro. Pensavo di mettermelo qua dietro. Qua. Ok. Qui. Ecco. Vediamo se ci aiuta a richiamarne qualcun altro. Bene, uno fatto. Questi proprio sono scesi bene. Peccato perché prenderlo con la prima, magari potevo darci a un altro, però insomma, sono già soddisfatto. Sono incastrato, porca. Mi sono incastrato nel capanno, porca miseria. E ne passa uno lì. Ne passa uno. Oh. Adesso ci diamo. Vai, dacci, dacci. Buono, buono, Fede. Nano, brev, Luca, brev. Pronto. Pronto, eh. Vai, dai, dai. Ecco, la seconda parte del video che avete visto. Come sicuramente avrete notato, eravamo in una location diversa, infatti era la giornata di domenica, quindi terza giornata di preapertura.
Purtroppo giovedì a un certo punto sono dovuto andare via perché dovevano fare delle lavorazioni proprio nel terreno di fianco a dove mi ero messo. E niente, giornata di domenica, diciamo un po' sottotono, solo due colombacci sono venuti al gioco, qualcun altro abbiamo provato a sparare, ma erano effettivamente lunghi. Purtroppo poco distante da noi c'era un gioco veramente ben fatto, con tante giostre, i vivi, e quindi ovviamente era molto più attrattivo del nostro. Comunque, insomma, abbiamo fatto comunque una mattinata di caccia, due bei tiri e niente, quindi diciamo che l'abbiamo chiusa così. Nulla, adesso a breve ci sarà l'apertura generale, speriamo, e da lì in poi vedremo se riusciremo a fare qualcos'altro. Nulla, nei commenti scrivetemi come stanno andando le vostre preaperture, se le state facendo, se sono aperte nella vostra regione. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Come dicevo già qualche mese fa, la maggior parte di chi vede, delle persone che guardano i miei video, non sono iscritte al canale, più del 90%, invece questo è molto importante. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e nulla, direi che per questo video è tutto, noi ci riaggiorniamo al prossimo video.